Oggi parliamo di cannoli e tarandelle. Ma sembra mangiare pietre. In realtà oggi parliamo dell'importanza dell'identità territoriale per il tuo business in qualsiasi settore operi. Di valorizzazione del territorio ultimamente si parla e si straparla, ma pochi hanno ben chiaro di cosa si tratti effettivamente. In che senso? Valorizzazione del territorio non è un concetto strettamente collegato al settore turismo, ma in realtà si tratta proprio di valorizzare tutte le ricchezze che ha un territorio. È una ricchezza del territorio anche tutta l'imprenditorialità, sia che si occupi di produzione, di artigianato, sia che si occupi di servizi per le aziende o per i privati. È facile trasmettere l'identità territoriale se si è nel settore no gastronomico, cucina tradizionale, dolci tipici. Ma quando si è nel settore dei servizi, in che modo si può raggiungere questo obiettivo? Abbracciando in quello che si fa e nella propria comunicazione l'identità del territorio attraverso il patrimonio artistico culturale e la lingua locale, il dialetto. Sin da bambini ci hanno insegnato ad evitare il dialetto e a parlare la lingua nazionale, l'italiano di Dante. A cui io pure sono Bivona Giovanni, che abito in via Dante, la cosa si annuncia bene. Mentre la lingua della globalizzazione, si sa, è l'inglese. Ma anche a livello globale c'è un'inversione di tendenza. Pensate alle multinazionali simbolo della globalizzazione, che negli ultimi 50 anni hanno cercato di uniformare e appiattire il mercato e l'identità culturale globale. Per esempio, McDonald's, la storica catena di fast food americana, ha lavorato negli anni per esportare in tutto il mondo il panino americano, l'hamburger, il Big Mac. Oggi invece si spremono le meningi per trovare l'ibrido perfetto tra il panino americano e le eccellenze locali, il parmigiano reggiano, la bistecca di Chianina. Da McDonald's arriva il nuovo McItaly Chianina. Questo perché? Perché l'umanità ha sperimentato sulla propria pelle gli effetti non del tutto positivi della globalizzazione come è stata portata avanti sino adesso. E ha forzato una sterzata verso una globalizzazione che comunque valorizzi le identità territoriali. Capite bene che se questo processo è valido per una multinazionale che si sforza di mimetizzarsi e assomigliare alle identità locali, questo è maggiormente vero per la piccola e media azienda che nasce e cresce nel suo territorio. Quindi non cediamo alla tentazione di tagliare così facilmente quel cordone ombelicale che ci lega alla nostra terra, come quel tizio che va a lavorare al nord e dopo 10 minuti prende l'accento milanese. Buona questa catrec. Perché adesso il tuo territorio è la ricchezza più grande che il tuo business possa mai avere. Vabbè, ora piglia il cannolo.